Alla base del progetto del dialogo sopra i due massimi sistemi, che avrà questo titolo solo nel 1632, c'è l'idea di divulgare la teoria copernicana, ma è nel 1623 che si verifica l'evento decisivo che fa sorgere in Galileo la speranza di poter pubblicare queste idee senza incorrere nella temibile ostilità della Chiesa. L'evento in questione è l'elezione al pontificato del cardinale Maffeo Barberini, che assunse il nome di Urbano VIII. Il nuovo papa, fiorentino, estimatore di Galileo e dell'Accademia dei Lincei, aveva già accolto con favore il saggiatore. Occorreva dunque sfruttare questa occasione, procedendo però per gradi. Il primo passo fu nel 1624 la stesura di una lettera indirizzata a Francesco Ingoli, un funzionario pontificio, strenuo difensore di Aristotele e delle sue teorie. In realtà Galileo utilizza la lettera per rivolgersi allo stesso Urbano VIII, che è il vero interlocutore, per rendergli noto, in forma sintetica, gli argomenti che sarebbero poi stati trattati in maniera diffusa e approfondita nel dialogo sopra i due massimi sistemi. Il secondo passo consiste nella progettazione e nella composizione dell'opera stessa, che impegna Galileo per molto tempo, dal 1623 al gennaio del 1630. Il titolo originario avrebbe dovuto essere un altro, ossia Dialogo sopra il flusso e il riflusso del mare, per concentrare l'attenzione del lettore sul fenomeno fisico del movimento delle maree. Infatti questo, cioè il movimento delle maree, avrebbe potuto provare in modo inconfutabile, secondo Galileo, l'ipotesi del movimento della Terra sia intorno al Sole che intorno al proprio asse. Per aggirare la barriera della censura ecclesiastica e ottenere l'imprimatur, cioè l'autorizzazione alla pubblicazione dell'opera, Galileo dovette apportare numerose variazioni, modificò il proemio e le conclusioni e sostituì il vecchio titolo con il più neutrale Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano. Era un titolo neutro perché poteva indurre il lettore superficiale a scambiare l'intero lavoro per una pura discussione accademica astratta in cui si presentavano i pro e i contro dei sistemi tolemaico e copernicano, senza alcuna pretesa di pervenire a conclusioni definitive. L'opera, proprio per questo, ottenne l'autorizzazione alla pubblicazione da parte del Papa e poté finalmente uscire nel febbraio del 1632 a Firenze.